Era un primo tempo deciso più che altro dagli episodi, poi il Lecce nella ripresa è riuscita a riprendere la partita, addirittura ha sfiorato anche la vittoria più volte. Sì, è un dispiacere perché ci troviamo nelle ultime partite sempre a rincorrere un risultato dando dei vantaggi agli avversari, che è un dispiacere perché poi la squadra lotta, crea e questo campionato si fa una fatica tanta per fare gol e noi invece ultimamente facciamo troppi regali. Vorrei un giorno riuscire a prendere anche dei gol per una giocata fatta dagli avversari, una costruzione, un'azione, come abbiamo fatto i due gol nostri, che non sono regali ma sono dovuti alle qualità nostre. Di positivo c'è la determinazione di questo Lecce che comunque riesce sempre a portare a casa il risultato. La squadra è viva e lo sarà sempre, questo non ci sono dubbi, perché hanno cuore, hanno voglia, hanno abnegazione. È normale che dobbiamo migliorare e piano piano cancellare qualche difetto che comincia a essere sempre lo stesso. Filippo, sei entrato, hai segnato, è cambiata la partita, un Lecce da due volti, ma il primo tempo forse deciso anche dagli episodi, poi nel secondo tempo invece è venuta fuori la grinta dei giallorossi. Sì, siamo partiti un po' a contratti il primo tempo e loro erano molto più aggressivi di noi sulle seconde palle, diciamo che abbiamo regalato mezzo tempo, poi siamo tornati in campo con la cattiveria giusta nel voler recuperare la partita, ci siamo riusciti e sono contento di aver contribuito a questo. E soprattutto poi il Lecce ha dimostrato e ha saputo dimostrare di non mollare fino alla fine. Fino al 90 e più extra time il Lecce è sempre in partita, è mancato forse il gol della vittoria ma è stato sfiorato più volte. Sì, anche col Cagliari c'è stata una reazione incredibile dove eravamo sotto di due gol, abbiamo recuperato la partita. Oggi anche, però questo ci deve portare del rammarico perché vuol dire che per fare i tre punti c'è bisogno di qualcosa in più, soprattutto nei due tempi, perché le partite durano 90 minuti, dobbiamo cercare di tenere alta la concentrazione, ma stiamo lavorando su questo con il mister e credo che continuando così la vittoria arriverà tranquillamente. L'hai rivisto il tuo gol? No, ancora no, appena vado a casa lo rivedo. Partiamo dalla gioia per il gol, quasi inaspettato, sei entrato e l'hai messa dentro per il 2-2, che cosa hai pensato in quel momento? No, come ho detto prima, la gioia sì, però lì sei ancora dentro la partita, quindi non me lo sono neanche potuto godere più di tanto perché c'era da vincere una partita che purtroppo alla fine non siamo riusciti, però il vantaggio di due uomini potevano sicuramente fare meglio, quindi rimane un po' di amaro in bocca. Sicuramente c'è un po' di rammarico diciamo, per non essere riusciti a vincere la partita, però c'è il lato positivo, e cioè il Lecce sotto di due gol riesce a riprenderla, mostra il carattere fino alla fine, lotta su ogni pallone e sfiora anche la vittoria e guadagna un punto. Esatto, no, io infatti sono contento, a parte che cerco sempre di vedere il lato positivo, una partita che sembrava quasi persa, poi prendi gol all'ultimo minuto del secondo tempo, così del primo tempo, scusa, fa male, sembra poteva anche buttarci giù, invece da squadra abbiamo dimostrato ancora una volta che uniti possiamo veramente fare ottime cose, sappiamo anche d'altronde che ci sono cose che dobbiamo migliorare perché è già la seconda volta che regaliamo tutto il primo tempo come a Firenze e poi questo campionato qui dopo è duro a recuperare, oggi ce l'abbiamo fatta, ci godiamo questo punto che è importante, uno sconto diretto, però insomma sappiamo che c'è ancora molto da lavorare. C'è una dedica particolare per il gol che hai messo dentro oggi, il primo in Serie A, quindi una gioia grande a livello professionale, ma c'è un pensiero particolare? Sì, voglio dedicarlo a questa bimba, si chiamava Mia, e purtroppo non c'è più, e insomma gli mando un bacio grande a tutta la famiglia e niente, possiamo solo ricordarla, una bimba speciale, insomma da lassù sicuramente riprotegge i suoi genitori e i suoi nonni. E oggi ha segnato con te? Assolutamente, sicuramente.